Qui siamo all'ingresso appunto dello slum, quindi in realtà nella periferia di Dhaka. Qui in realtà è più che altro un deposito barra discarica a cielo aperto. Dentro ci hanno detto che saranno ancora viuzze più piccoline, quindi andiamo a vedere un pochettino più dentro. In realtà questo spazio attualmente, diciamo, è come se fosse un po' legalizzato, nel senso che è del governo, quindi non ci sono più sfratti e quindi credo sia un bene perché la gente non viene sfrattata. Ma allo stesso tempo cosa accade? Accade che in realtà i privati acquistano questi spazi dal governo e tendono a rivenderli in realtà alla popolazione, no? In realtà questo è un problema perché così ci sono comunque dei costi che in realtà prima non c'erano. Cioè, in realtà c'è anche questo problema, ovvero sentiamo spesso noi parlare di cambiamento climatico, qua diciamo che è molto sentito soprattutto per via delle coste e quindi c'è tanta migrazione dalle coste a qui, però allo stesso tempo qua non è un'ottima situazione, quindi cercano di farsi sempre, diciamo, un tot di soldi per riuscire sempre ad arrivare, cioè ad andare in luoghi migliori, ecco. Allora adesso proviamo a fare un'altra passeggiatina per farvi cercare di vedere un pochettino la vita locale, quindi dove possono cucinare, dove ci sono i bagni, i loro servizi, per quanto ovviamente ce ne siano pochi, per farvi capire un pochettino davvero come possa essere la vita nello slum. Ok, allora qua vediamo subito che le stradine sono sicuramente parecchio strette, buchi per riparare forse le tubature. Questa essenzialmente è una delle poche fonti di acqua potabile, sono tipo i vecchi pozzi, diciamo, a pompa. Arrivano da sotto, non so esattamente da dove, se ci siano delle raccolte o delle faglie sotterranee, però questo è il posto per l'acqua potabile. Questo è, diciamo, un tipico ristorante, quindi non è una cucina, ma questo è essenzialmente un ristorante. Tra l'altro apprezziamo un attimo i colori qua, questi murales molto variopinti. In generale comunque sicuramente è una zona molto molto povera, ma molto colorata. Cioè, ammetto che ero ignorante su questo, ma me l'aspettavo meno colorata, più piatta. E invece è molto vibrante, molto colorata, molto viva sotto questo aspetto. Alla quale stradine direi che sono più strette, più buie. Stiamo cercando un posto dove cucinano, e quindi qualche tipo di cucina locale per capire come la vita qui. Ok, vediamo qua, il tonto sta cucinando, direi principalmente verdure, e il fornello qua fuori e prepara tutto il cibo all'interno. E ho trovato un'altra signora che sta cucinando e ha trovato un modo per sbucciare la zucca che, ammetto, è molto 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 efficace. Questo è un modo abbastanza tipico di cucinare, ovviamente avendo non il gas che corre, diciamo, con le tubature del gas, cucinano direttamente col fuoco. Ovviamente avendo le fiamme libere c'è ovviamente fumo, perché tra l'altro i vicoli sono molto stretti e ci sono le tettoie in lamiera sopra. Un'altra cosa molto pericolosa sono gli incidenti dovuti appunto alle fiamme libere, che possono coinvolgere sia i bambini, perché magari ci si appoggiano sopra, ci cadono sopra, oppure che prenda fuoco molto spesso l'intera baraccopoli o comunque porzioni. Per esempio uno dei temi più sentiti e che cercano di affrontare di più anche ad ActionAid sono proprio gli incidenti causati da fuoco. Molto spesso cavi elettrici non mantenuti bene possono causare incendi ed è uno dei più grossi problemi in queste situazioni. Guardate che video? Qua invece vediamo dove lavano gli indumenti e se stessi. E questa porzione solitamente è condiviso in 20 famiglie in questa sezione di questo slum. Adesso stiamo andando a vedere i loro bagni. Queste sono i bagni. Sono condivisi tra maschi e femmine. Per darvi anche un pochettino l'idea, questi 6 bagni sono utilizzati e condivisi da 70 famiglie, quindi neanche 70 persone ma 70 famiglie, per dirvi comunque la situazione. Tendenzialmente evito di far vedere l'interno anche un pochettino per rispetto, perché la gente venisse in casa mia forse non gli vorrei far vedere come prima cosa il bagno, però insomma, per farvi rendere l'idea quanto poco ci possa essere comunque condiviso, ripeto, da 70 famiglie, e qua magari ci sono più figli per ogni famiglia, quindi magari sono centinaia di persone. Tra l'altro non hanno l'acqua corrente, quindi ognuno si porta il suo catino con l'acqua per poi fare come scarico. In maniera molto ingegnosa lassù ci sono delle gabbie con dei polli. Che la cami sei? Ok. Vi faccio vedere l'interno di un'altra casetta. Allora, qui abbiamo il letto, qua abbiamo un pochettino di cibo. Essenzialmente qua abbiamo un frigorifero, ma non penso ci sia l'energia elettrica, quindi penso sia staccato. Anche se questo potrebbe fungere da energia elettrica. Qua abbiamo la credenza e basta. Per farvi capire le dimensioni, se apro le braccia tocco praticamente entrambi i muri. Di qua no, ma arrivo fino al letto e poi c'è il letto. Adesso andiamo a vedere il loro mercato locale. Ma a volte ho già detto che sta andando.
Ok, questo è il loro mercato locale, dove comprano o producono i prodotti e poi li rivendono in questa comunità qua. Perché essenzialmente qua il senso di comunità è molto forte, quindi le comunità tendono un pochettino a formare una comunità e formano questi mercati proprio per la comunità. Lo so che ho detto un sacco di volte comunità, ma essenzialmente davvero qua è costruito tutto intorno alla comunità. Ora entriamo qui dentro. E qui inizia il mercato. Molto bello, molto vibrante. Ah, sicuramente un mercato molto variopinto, molto rumoroso, molto con un odore molto forte. In realtà non c'è un cattivo odore, ma c'è un odore molto forte. Non me lo aspettavo così, vi giuro, non me lo aspettavo così. Qui ovviamente la zona dei polli vivi. Allora, vi devo ammettere che è davvero molto molto vibrante. Non me l'aspettavo assolutamente così, me lo aspettavo molto più semplice, molto più povero, e invece è davvero qualcosa che qui non definirei povero. Poi ovviamente che la situazione ci mostra altro, ma questa zona del mercato è davvero super colorata, super vibrante. Mi è piaciuto davvero tantissimo. Una delle cose di cui tra l'altro sono più grato, e spero che davvero voi possiate ricevere da questo video, non è tanto ah siamo andati in Bangladesh, che figata, ma è davvero vivere e davvero vedere con i nostri occhi, e spero quindi anche con i vostri, come possa essere davvero la situazione qua. Perché uno si immagina in base a tante storie, in base a quello che può pensare di sapere. Poi ci sono determinate situazioni che davvero bisogna vivere, bisogna vedere con i propri occhi, per non dico valutare, perché valutare secondo me in effetti non sono assolutamente in grado di valutare questa situazione, ma almeno ho toccato con mano, ok, per mezza giornata, per due ore, ma ho visto qualcosa, ok? Ho annusato la stessa aria, o davvero sono stato nelle stesse case, ho immaginato lontanamente, ma no, davvero non voglio sembrare ah sono venuto qua adesso so tutto, perché assolutamente non è così. Ma per esempio me lo aspettavo un mercato in uno slum, me lo sarei aspettato molto più povero. La gente qua è davvero super cordiale, super gentile, super sorridente, cosa che anche questo mi sarei aspettato invece persone non scontrose, ma più diffidenti rispetto a uno sconosciuto che passeggia. Perché noi tendenzialmente siamo abbastanza diffidenti con gli sconosciuti che passeggiano nelle nostre case, invece qua sono davvero super disponibili. Mi sono fatto ovviamente accompagnare da persone local, perché a parte che mi sarei perso, ma perché ovviamente non mi sarei messo a passeggiare, entrare nelle case degli sconosciuti. Tra l'altro abbiamo sempre chiesto il permesso sia per fare film che per fare video. Davvero, la cosa di più che sono più grato è di aver visto con mano e toccato con mano questa realtà che per noi è davvero lontanissima. Allora, siamo entrati in una scuola di questo slum, ve la faccio vedere perché appunto così capite com'è davvero una scuola. Hello. Possiamo notare che hanno le divise scolastiche, i ragazzini sono vestiti così e le ragazzine, quelle lì dietro, sono vestite in questo modo. Qui dietro stanno facendo una tipica lezione, stiamo scoprendo cosa stanno insegnando. Ammetto che non lo capisco, né dalla lavagna né dal libro. Qui dietro, tipica classe, penso che stiano imparando inglese perché vedo delle cose scritte alla lavagna. Ovviamente ho interrotto la loro lezione perché adesso tutti mi guardano. Là ci sono delle parole in inglese, quindi decisamente stanno imparando inglese, oltre al fatto che ho chiesto. Bye, bye, bye. Nice to meet you. What's your name? My name is Noah. Oh, I'm Andrea. Thank you. Aggiornamento importante, qua dietro studiano tecnologia / informatica, quindi già una cosa avanzata, perché loro hanno circa 12 anni e sono nella classe numero 7. Questo qua essenzialmente è il giardino della scuola, e laggiù, vi porto a vedere, anche qua giù hanno il loro pozzo di acqua potabile. Quella che avete appena sentito era la campanella, infatti anche qua i bambini sono felici quando finisce la scuola. Ci siamo spostati per pranzo, adesso invece ritorniamo nello slum per fare un'altra attività e per fare un altro giro, per farvi capire un pochettino anche nei dintorni che cosa succede. Questi sono i loro tipici pullman, un pochettino diroccati, diciamo che hanno visto cose.
Allora qui siamo subito fuori dallo slum, giusto per farvi vedere, essenzialmente questa strada in realtà è pulita, il pavimento pure pulito, c'è qualche mozzicone di sigaretta ma niente tanto diverso da noi, traffico ok, ma in realtà girato l'angolo inizia subito lo slum dove eravamo prima. Vi faccio vedere, da questa strada si passa subito acqua, che qui invece a parte i risciò barra tuk tuk a pedali, qua vediamo già subito molto più immondizia per terra ed è già tutto diverso. Vi faccio vedere la strada, è già completamente diverso da, vi giuro, 10 metri fa. Guardate. Hi. 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 How are you? How are you? I'm good, thanks. I'm good, fine. Ah, Andrea, nice to meet you. What are you doing here? Looking at the casket. Oh, okay. No, no, I'm going to get back to the house. Ah, ok. Allora, sempre qua nella via centrale abbiamo trovato un business locale che vi spiego. Questo signore qua raccoglie tutti questi pezzi di legno, batte i chiodi per metterli orizzontali e poi li vende a 2 dacca ogni chilo, un centesimo e mezzo al chilo. E questi legnetti vengono utilizzati per creare le strutture degli edifici oppure per creare, diciamo, queste baracche essenzialmente qui intorno nella comunità. Allora, continuo ad affermare che qua sono super cordiali, super felici di vedere persone che solitamente non vedono, in effetti. E mi stupisce perché io sarei molto più diffidente vedessi un tipo sconosciuto passeggiare, invece qua sono tutti particolarmente allegri. E essenzialmente, per farvi capire poi la differenza, i vicoli qua a fianco, li faccio vedere meglio, sono proprio lo slum. C'è questo vicolo che adesso voi non vedete perché è un po' buio, zoom un po', non so neanche dove porti, ma per dirvi è davvero stretto, cioè lì ci passa una persona giusta giusta. E questa è la differenza tra l'interno dello slum e questa parte qua, diciamo, all'esterno. Questo qua alle nostre spalle, che potrebbe sembrare immondizia, in realtà molto spesso sono parte dei business locali, perché fanno tipo la raccolta differenziata, raccolgono per esempio tutte le bottiglie di plastica e poi le rivendono. Ammetto, non ho ancora capito benissimo per quali scopi le rivendano, però in realtà prima pensavo fosse immondizia e invece non tutta. Per esempio, anche altra cosa che mostra la differenza, quelli sono condomini e invece qua c'è tutta la parte di slum. Per esempio anche qua sono tutti business locali dove dividono le varie cose, le dispongono nei vari cassettoni, vedete per esempio qui, è tutta plastica e essenzialmente poi la vendono. Anche qua vediamo di nuovo questi cestoni di quello che pensavamo fosse immondizia e invece ci hanno spiegato, ripeto, che lo vendono. Le capre qua sono frequenti quasi quanto i cani, non so se anche qua questioni di business o animali da compagnia barra da latte. Qui c'è altri business locali, qua per esempio fanno una raccolta di scatoloni. Barbiere, imperdibile, non distraiamolo troppo perché lui mi sa che dorme, il barbiere in realtà è super attento. Eccoci qua, alla fine della stradina inizia, diciamo, il vero slum, quello che si può conoscere, si può immaginare, che abbiamo visto già stamattina. Ma vi giuro che, era proprio per rendere conto che sono tipo 50 metri in quella direzione, c'è completamente un altro mondo, non diresti mai che inizia questo di qua. E allo stesso modo, 5 minuti di macchina essenzialmente, troviamo Burger King e tutte le altre comodità e lussi a cui potremmo essere abituati, che non ti immagini a 5 minuti da un posto comunque in cui si vive in estrema povertà. E questo è essenzialmente un altro ristorante locale. Qua non è una cucina, bensì un ristorante. Molto locale, molto tipico direi. Allora, di nuovo ho chiesto perché questa cosa mi interessava troppo. Essenzialmente le vendono a chi raccoglie l'immondizia differenziata, quindi rifiuti differenziati. Sì, sì. Tipo ci sono mega bag solo di carta, solo di plastica, e o vengono le autorità locali oppure vengono addirittura a raccoglierli e pagano per riciclare poi tutti i materiali. Per esempio, vedete questi cestoni? Tutto plastica completamente. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.